Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una messaggera dell'Arcangelo Michele e sono una coach spirituale ed energetica. In questo video vi parlerò di cosa sono le energie negative, come riconoscerle, eventualmente come eliminarle dal nostro campo energetico, dalla nostra casa, dall'ambiente in cui ci troviamo, per recuperare la nostra energia vitale, per ritrovare il nostro pieno potere. Ok? Le energie negative sono frequenze e vibrazioni molto basse che a livello conscio, subconscio, inconscio drenano la nostra energia vitale, ci fanno sentire stanchi, ci fanno sentire svuotati. Ok? Queste energie negative noi possiamo averle noi. Possiamo essere noi la causa di queste energie negative quando abbiamo dei pensieri negativi che praticamente rimangono nella nostra mente per tanto tempo. Quindi quando ci pensieri focalizziamo negativi. su preoccupazioni, quando iniziamo a pensare, a ingigantire le cose, ecco che questo abbassa la nostra energia vitale e questo può avere delle conseguenze negative anche sugli aspetti di tutto ciò che ci può capitare all'esterno, in quanto la sfortuna non esiste, però focalizzarsi troppo sul negativo può manifestare anche eventi e circostanze negative. Quindi possiamo essere noi causa dei nostri problemi. Ok? Naturalmente poi vi spiegherò come eliminare queste energie negative. Energie negative possono non riguardare la nostra persona, ma le persone che noi frequentiamo. Diciamo che le persone più sensibili sanno riconoscere le energie, sanno quando si tratta di pensieri negativi, sanno quando si tratta di entità negative, di presenze strane, di energie di rabbia, di paura. Ci sono persone estremamente sensibili che sanno riconoscere il livello di energia. Queste persone hanno un dono molto particolare chiamato il dono della chiaroscienza, ossia un'empatia molto molto sviluppata. Questo è un dono che io ho ricevuto all'età di 30 anni. Ok? Però le persone che magari non sanno di che cosa si tratta, ma iniziano a percepire la negatività intorno a loro, in se stessi, possono riconoscere l'energia negativa come attraverso un abbassamento del livello energetico, dell'energia vitale, della nostra vitalità. Ok? Oppure possiamo renderci conto delle energie negative quando, ad esempio, appunto, entriamo in contatto con una persona. E magari in quel momento ci sentiamo prosciugati, oppure ci sentiamo un po' fiacchi, oppure iniziamo ad avere pensieri negativi che non sono i nostri e non ci rendiamo conto, non ci spieghiamo il motivo per il quale questo stia avvenendo, non sappiamo spiegarcelo. Oppure si possono avvertire le energie negative quando entriamo in una stanza. Magari noi siamo belle, belli, tranquilli, siamo allegri, contenti. Poi entriamo in un negozio, in ufficio, in una casa e ci rendiamo conto che magari ci viene il mal di testa, iniziamo a sentirci un po' una sensazione di aggressività, di impazienza, di irritabilità. Ecco, queste sono energie negative che addirittura possono essere energie stagnanti nel campo aurico ed energetico delle persone, quindi di noi stessi o delle altre persone o dell'ambiente in cui ci troviamo, o addirittura vi possono essere delle entità No, al negative, campo o di auriche. una persona o in una casa. Questo accade quando le persone non pregano, questo accade quando le persone si connettono con frequenze molto molto basse che non riguardano la negatività quotidiana, per così dire, ma magari sono persone che un po' invidiose, un po' gelose, che magari bestemmiano, che magari hanno dei pensieri critici molto pesanti verso gli altri. Ecco, queste inconsciamente attirano a sé queste entità. Però vi sono persone anche
tra virgolette, serene, tranquille, che non hanno queste caratteristiche caratteriali, per così dire, e assorbono inconsciamente, questa negatività e queste entità, perché, si nutrono dell'energia. Quindi, veramente non c'è giudizio, queste energie negative possono veramente attaccarsi a chiunque, sia alle persone più rabbiose, ma anche alle persone tra virgolette buone, le persone pacifiche, anzi le persone più sensibili, se non si proteggono, hanno la tendenza ad assorbire la negatività degli altri, ok? E ripeto, le persone chiarosenzienti o molto empatiche riescono a riconoscere anche il livello di energia, di frequenza, se quella è un'entità, se quelli sono pensieri negativi e così via, ma le persone normali, tra virgolette, che non sanno cosa sono le energie negative, iniziano ad avvertire la negatività proprio perché si scaricano energeticamente, come ho detto prima, perché iniziano ad avere pensieri negativi, perché si sentono irritabili, si agitano per niente e non capiscono il perché. Ecco perché, care anime infinite, qua voi state assorbendo energie non vostre dagli ambienti e dalle altre persone, ok? E questa è una cosa normale. Stiamo diventando tutti molto più sensibili alle energie. Prima poteva sembrare un'utopia, fino a qualche anno fa, quando si parlava di energie negative, sembrava una cosa esoterica, e invece vi posso garantire che è una cosa che riguarda l'intera umanità. Adesso tutti iniziano a parlare di negatività in generale, quella persona è negativa, quell'ambiente lavorativo è negativo. Vado in palestra e non mi trovo bene perché sono tutti negativi. Ecco, la negatività si sviluppa soprattutto negli ambienti di grande competizione, di grande giudizio, giudizio molto forte nei confronti delle altre persone, le persone che criticano, che hanno la tendenza a giudicare continuamente gli altri, gli ambienti in cui non c'è sincerità, ma c'è veramente un grande ego. E qua persone e ambienti di questo tipo tendono a essere portatori di energie negative. Naturalmente, cara anima meravigliosa, se tu se ti trovi in un ambiente lavorativo competitivo o in famiglia c'è della negatività perché ci sono delle persone poco allineate all'amore, alla luce, il consiglio che io ti posso dare spassionatamente è quello di... Ci sono diversi step. Allora, primo step, se si può evitare, se si possono evitare queste persone, è meglio tagliare le corde energetiche e anche fisiche con queste persone, con questa negatività, ok? Quindi eliminare persone negative, eliminare ambienti negativi laddove è possibile. Laddove non è possibile, qui su, ok, io ho allegato una preghiera di protezione psichica giornaliera, la protezione dell'Arcangelo Michele, che potentissima. Se tu non frequenti ambienti negativi, se tu non frequenti persone negative, se tu sei una persona negativa o hai un ambiente negativo intorno a te, ho un'altra preghiera che metterò qui sopra, che è la preghiera di protezione della casa e degli ambienti. Quindi, indipendentemente dal fatto che sei tu la causa di questa negatività o che sono gli altri, ecco, queste preghiere possono aiutare a trasformare l'energia, a elevare le vibrazioni e frequenze, a scacciare via le forme, pensiero di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione, di dolore, di sofferenza e di giudizio. E sì, care anime, anche il dolore e la sofferenza può abbassare le frequenze, può causare in noi l'indebolimento del nostro intero sistema fisico, mentale, emozionale e spirituale. Quindi ci sentiamo prosciugati, ok? Quindi la negatività può avere tante forme, anche il dolore e la sofferenza. Quando ci focalizziamo molto sul dolore e sulla sofferenza, questo può portarci a sviluppare un campo energetico
energetico, cioè a sviluppare nel nostro campo energetico delle energie basse, dense, negative, per così dire, e andiamo a influenzare naturalmente negativamente non solo noi stessi, ma anche gli altri. E allora io il mio consiglio spudorato è quello di proteggervi ogni giorno con le preghiere, perché queste preghiere hanno veramente il potere di trasmutare le energie. Un grande lavoro di trasformazione per eliminare i pensieri negativi, per eliminare le paure, per eliminare i sistemi di credenze negativi. Quindi per uscire da questa cappa oscura, assolutamente le preghiere sono una bomba di luce, ma vi consiglio anche di prendere in considerazione di fare magari eventualmente delle sessioni di coaching, con Logos Healing. Qui su vi allego i video, le testimonianze, potete ascoltare, potete documentarvi, perché con Logos Healing è veramente possibile uscire velocemente dalla negatività che causiamo noi o che causa la nostra vita in generale. Mantenere alte le frequenze è di fondamentale importanza, non solo per avere pensieri positivi e sentirci bene, che questo è alla base per vivere una vita in salute, in piena energia e vitalità, perché ricordiamoci che mantenere le frequenze basse in continuazione, questo ci porta anche ad ammalarci nel corpo, nella mente e nello spirito. Quindi assolutamente prendete in considerazione di provare con l'ascolto, con la recitazione di queste preghiere, o eventualmente anche fare un percorso di coaching con me che vi può aiutare a eliminare velocemente, veramente in pochissime sessioni, fin dalla prima sessione avete un risultato e potete uscire dai pensieri negativi, dalle emozioni negative, dai blocchi, dai sistemi di credenze limitanti. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi. Io vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo nel prossimo video. Il prossimo video sarà, vi parlerò nello specifico di come Energie liberarsi. negative. Un bacione a tutti, a presto, ciao.